Paolo Castellucci, quali sono i motivi di questa protesta oggi in Comune a Pescara? Beh, la protesta è perché si sta passando al dissesto finanziario, al dissesto sociale, questo è quello che sta preparando il Consiglio Comunale e la Giunta, perché si scaricano sui cittadini, su quelli più bisognosi, sugli anziani, sui pensionati, sui lavoratori a basso reddito, quelli che sono i debiti prodotti in questi anni dalla politica, dalle giunte precedenti. E questo non è possibile, è inaccettabile, è immorale, è ingiusto e credo che noi sia giusto appunto mobilitarsi perché questo non avvenga, anche perché stiamo parlando di servizi essenziali per i non sufficienti, stiamo parlando di redditi a, intorno ai 16.000 euro che non avranno più esenzioni, stiamo parlando degli incrementi dell'IMU, dell'ISE, dei servizi a domanda individuale, stiamo parlando cioè della vita quotidiana. Questa situazione di predissesto, sesto, non so come definirlo, non è una situazione che, che si è definita negli ultimi quattro mesi, è una situazione che va avanti da qualche eh, lustro, diciamo, è una situazione incontrollata che ora si va a scaricare sulle spalle dei più deboli, dei pensionati non autosufficienti, dei, 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 dei poveri. La fascia di povertà in questi ultimi anni si è allargata in maniera davvero consistente, quindi non possiamo passare eh, da un dissesto economico a un dissesto sociale. Già la situazione è drammatica e non vediamo non, ragione per tagliare tutti i benefici che noi faticosamente siamo riusciti a raggiungere con le varie amministrazioni che si sono succedute in questi ultimi 7, 8, 10 anni.